Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi si cambia spot. Da un po' di tempo che là dove stavo andando a pescare non si prende più niente e in questi casi si deve cambiare, ragazzi. Quindi, fiduciosi più del solito, subito in acqua, seguitemi, tuffiamoci in questa nuova avventura. Namo! Ragazzi, lo scenario che si vede quando si arriva a mare già è un grande segnale per farci capire qualcosa. Ad esempio, tutta questa alga morta ci fa capire che qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa, ci sarà stato mare un po' mosso. E perché dico 2 o 3 giorni fa e non dico ieri? Perché fosse stato ieri, già l'acqua si presenterebbe torbida, invece è abbastanza limpida. È un segnale positivo questo qua, ragazzi, ma il mare mi ha insegnato che non bisogna tanto basarsi sull'apparenza, perché ci sono state giornate in cui le condizioni erano pessime per poter fare buone catture e lì ho fatto le catture migliori. Giornate che il mare proprio si presentava benissimo, con le condizioni migliori per prendere molto pesce, e non ho visto una coda. Quindi, senza basarmi troppo su quello che sto vedendo, però che sto analizzando, sempre fiducioso proprio per caratteristiche mie naturali, entrerò in acqua e darò il massimo. E quindi, ragazzi, seguitemi, tuffiamoci in questa nuova avventura. Namo! Bella. Vabbè, dai, non ci scoraggiamo, ancora siamo solo agli inizi. Speriamo di ribeccarla. L'avevo fatta avvicinare, però era un po' titubante, perché c'è sta lancetta che mi sta sempre vicino, sempre addosso. Sto cercando di tenerla larga, perché purtroppo sto pescando a favore di rema. Oggi è così. Va bene, dai, fiduciosi, continuiamo. Thank you.
Bellissima spigola e sulla bella orata è necessario che io torni a tirare per avere nuovamente fiducia in me stesso. Non so cosa sia successo, comunque sia la notte si deve dormire, ragazzi, dopo aver lavorato 2 ore e mezza di sonno non va bene, ma non voglio cercare nemmeno scuse. Ho sbagliato, avevo tolto l'elastico aggiuntivo, ma poi ci ho ragionato su, lo sapete come sono fatto, io ragiono sulle cose e ho detto no, il fucile è stato sempre precisissimo. Ho preso cefali la volta scorsa, lontani, sparati in maniera perfetta, quindi non è il fucile e lo so già. Ho sbagliato in qualche cosa, devo concentrarmi di più perché io sono uno a cui non piace sbagliare e quindi adesso è importante che io abbia un'altra possibilità per riacquisire fiducia. Seguitemi, sono sicuro che finirà bene questa puntata. No! Fuori portata, io questo non lo so, dovrò riguardare a casa.
ma questo sarago era a tiro, era comunque sia più vicino, ed è strano che stia sbagliando i tiri, che non ne sbaglio mai, mai, perché noi siamo come i calciatori, in pratica i calciatori fanno una partita top, una partita buona, una partita dove segnano e il loro morale e l'autostima è alle stelle. Non segnano per qualche partita e il loro morale è giù, è sotto, negli abissi. E questo lo è anche per i Pescasud. Ma io non mi scoraggio. Continuiamo. Vediamo se riusciamo a rimbeccare quella spigolona. Io amo le spigole, voglio quelle. E beh ragazzi, analizziamo un attimo la situazione. Ci sono stati lati positivi e lati negativi in questa pescata di oggi. Non so, io sto registrando, ma non so se pubblicherò il video, anche se credo che un video del genere possa servire a tante persone, perché capita a tutti di avere delle giornate del genere. Allora ragazzi, iniziamo ad analizzare un attimino gli aspetti positivi. Innanzitutto ho avuto l'intuizione di capire che era ora di cambiare spot e quindi di trovarne uno in cui il pesce girava. Ho avuto l'intuizione di capire già fuori dall'acqua che poteva essere una giornata propizia, perché mi sono guardato attorno e ho visto questa alga morta e quindi che il mare era stato mosso nei giorni precedenti e quindi poteva girare pesce, anche se io non mi faccio, come ho detto all'inizio, condizionare tanto da questi fattori. Però è giusto conoscerli. Sono stato bravo ad avvicinarli i pesci, quindi anche questo è un aspetto positivo. E poi però li ho sbagliati tutti. Capita ragazzi, è inutile recriminare. Magari la spigola era anche fuori portata, l'orata non lo so, il sarago no, era nel range praticamente in cui il fucile poteva tirare. Ragazzi, è inutile recriminare. Una giornata no, capita a tutti. E non certo la fiducia in me stesso andrà a vacillare per questa giornata in cui sto uscendo senza pesci, raramente senza pesci, perché io di solito li prendo, va bene, non ho voluto tirare a quegli altri pesci che potevo, perché dopo che uno vede una spigola del genere non si accontenta, e ho cercato proprio quella, la spigolona, che non è tornata più. E per ricaricare la mia fiducia, per capire se il fucile va bene, non sparo e ammazzo pesci a muzzo. Mi capite? No, il rispetto si vede anche in questo. E poi il fucile va benissimo, l'abbiamo visto nelle altre puntate. Capita ragazzi, capita, non dovete fare un dramma. Lo dico a voi perché io credo che la pubblicherò questa puntata, perché in pratica capita spesso, capita a tutti. Capita che si torna a casa veramente delusi, amareggiati, sfiduciati. Non vi sfiduciate ragazzi, mi vedete? Tranquillo sono. Sono rimasto male inizialmente perché a me non piace sbagliare. Questa è una delle mie caratteristiche, a me non piace sbagliare, ma ed è per questo che me l'ero sentita, ma la mia fiducia non ha tremato e non ha vacillato. La prossima volta gli facciamo un culo così. Va bene, per tutte le nuove iscritte mi dispiace, stavolta il cefalo non c'è stato, lo potevo sparare ma l'abbiamo lasciato crescere. Se il video vi ha insegnato qualcosa, vi ha trasmesso qualcosa, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, condividete questo video perché potrà tornare utile a molti, perché è cosa comune questa. Buon mare a tutti e alla prossima!